Secondo te, un salario minimo per tutti aiuterebbe a risolvere il problema dei frontalieri? Sì, perché non permetterebbe al datore di lavoro di giocare al ribasso. I frontalieri e i lavoratori residenti e i ticinesi avrebbero gli stessi diritti. Avevamo le ferrovie pubbliche, la posta, la TV. Privatizzando abbiamo migliorato. I treni arrivano sempre più in ritardo, i prezzi dei biglietti sono sempre più cari, le nostre lettere spedite non sappiamo quando arrivano e le televisioni private fanno opinione in base a chi li paga. Sei favorevole a una cassa malati pubblica? La salute è un diritto, ma in Svizzera sta diventando un lusso. Una famiglia è obbligata a mettere franchigie molto alte sperando di non ammalarsi. Quante assenze hai intenzione di fare nei prossimi 4 anni a Berna? Nessuna, perché devo andare a trovare le due nipotine a Berna e ho già comprato la cartina per non perdermi. Come diminuiresti i flussi del traffico in Ticino? Con incentivi sui mezzi pubblici e sgravi finanziari alle ditte che offrono mezzi di trasporto ai propri dipendenti. Più industrie per i frontalieri sottopagati o più aziende a valore aggiunto per il Ticino? Che vantaggio ha il Ticino nell'avere delle aziende che non pagano a sufficienza i propri lavoratori e lavoratrici? Nel 1971 le donne ottennero il diritto di voto. Nel 2016, pari opportunità per tutte e tutti? Purtroppo siamo molto lontani. Più ci chiudiamo in noi stessi, più sarà difficile avere dei diritti per le donne, per i bambini e per gli stranieri. Devi pedalare per andare a Berna. Da chi ti faresti accompagnare? Da Marina Carobbio Buscetti in bicicletta elettrica. Anziché esportare armi dalla Svizzera, che cosa esporteresti? Le conoscenze in campo tecnologico, energetico e farmaceutico e la gestione dei progetti d'aiuto allo sviluppo.